Adesso rimane l'ultima categoria, ovvero i prodotti per occhi. Allora, che cosa ho preso nel passato? Ho preso di una collezione che si chiamava Kalinka Beauty, ma l'ho presa quando ormai era nelle ceste a rufolo, queste ciuffetti di ciglia finte che sono nere, ma sono anche questo color rosso e blu. Non so quando me le metterò, io non uso praticamente mai le ciglia finte se non in occasioni rarissime e non lo so, però questa va un po' anche. Poi altre ciglia finte, io sarei tentata dalle ciglia finte, però poi dopo non ho pazienza di mettermeli e mi danno anche un po' fastidio e non sono nemmeno tanto pratica, però ho preso queste che sono le 05 Natural Effect Lash e niente, mi sembravano portabili perché non mi sembravano appunto, cioè effettivamente mi sembravano abbastanza naturali. Una volta provo, ho provato l'unica cosa quelle appunto a ciuffettini singoli, ogni tanto me le metto, però veramente non ho pazienza e dopo un po' mi ci viene nervosa a tentare di attaccarmele sugli occhi, però vabbè. E sempre della stessa categoria ho preso la colla, dentro a quelle ce n'è un po', però ho pensato di riprenderla così, visto che ne avevo sentito parlare bene, semmai mi venisse una smania di mettermi le ciglia finte. Questa, mi ricordo, l'ho pagata 2,89 euro. Poi pennelli per gli occhi della Essence che ho ancora chiusi sono questo piccolino per il l'eyeliner, che non credo abbia un numero specifico perché non lo vedo. Comunque questo qui è rosa per l'eyeliner e abbastanza recentemente ho comprato invece questo sempre rosa, ho quello a viola di là che uso tantissimo, questo qui appunto, questo qui viola piatto così. I pennelli non sono mai abbastanza, sono sempre sporchi, sono sempre insufficienti. Poi ho alcune matite prese in realtà a momenti di banchetti a rufolo, sempre una è questa, è marrone. Mamma mia, è scollata, è marrone, è spuntata, ma casomai poi gli rifarò la punta, e è questo color marrone scuro che promette di essere un effetto waterproof gel e è una matita automatica, quindi di quelle che girate poi giù in fondo. In realtà sembra messa poverina, sì, gira, però sembra poverina, un po' sofferente da questa punta. Comunque è la numero 2, ma parte del nome è andato via, è Stunning credo Brown e niente. Questa, non ho una matita marrone scuro, avevo pensato di alternarla un po' con quella nera. Poi ho questa che è rosa, dicesi per occhi, è una Kajal, è la 24 Pretty in Fucsia e è questa qua. Il colore è molto bellino di questo, devo dire la verità. Quella invece è in legno. Stavo dicendo, poi altra matita presa è stata questa, senza Stay No Matter What, è anche questa promette di essere waterproof e è la numero 0303 Smoky Grey, è fatta così, non è di quelle automatiche, questa parte qui è chiusa, cioè è ferma, non scorre in su, in compenso è tutta di plastica, quindi non so bene come la punterò. Comunque, ultima matita è questa, è una di quelle come quella rosa, insomma, è in legno, è una di quelle Kajal Pencil, anche questa presa perché era in un banchettino di quelli, insomma in una cesta a rufolo, è la numero 23 Love Me Lavender, è un viola abbastanza scuro. Poi altri prodotti presi, allora ho preso alcuni ombretti, tra cui questo
della linea Ice Cream, Me and My Ice Cream, e il numero 01 con Head. È molto carina secondo me, perché ha tutto questo effetto, Madonna Santa, ci risiamo, ha tutto questo effetto, ci ho appena fatto un buco nel tentativo di aprirlo, ma a parte questo, ha tutto questo effetto marmorizzato e ha questo bianco con però dei riflessi oro e color violino chiaro, non so se lo riuscite a percepire, credo che questo non si trovi più. Poi, altro ombretto preso è questo, è uno normalissimo, è il numero 66, Peppermint Ice Cream, effetto shimmer, e è uno di questi normali, però è tipo venduto a, veramente tipo a un euro, e questo appunto color menta, molto carino. Non è che mi servisse particolarmente, solo che costava tipo un euro e era carino il colore. E non ho mai provato un ombretto Essence, quindi volevo vedere com'erano. Poi, della linea Metal Glam, sempre per quando li stavano dando via gli ultimi, ho preso questo colore azzurro super luminoso e è il numero 01, Jewels Up the Ocean. E ne ho sentito parlare maluccio di questi, però anche questi li stavano vendendo tipo a un euro, poco più, e l'ho presi. Passiamo a Road Trip, collezione che c'era quest'estate. Ce n'erano due di questi, uno era bianco e azzurrino e questo è rosino e color malva, e è lo 01 Away to Pretty. È un ombretto dal lato chiaro, mentre un eyeliner questo in crema. E niente, l'ho preso perché mi sembrava carina l'idea di due prodotti in uno, e questo color, questo rosso, insomma, era secondo me molto bello, però non l'ho ancora usato. Sempre sulla linea eyeliner ho preso, non da tantissimo tempo, questo, che è Liquid Ink Matte Eyeliner, e è matte, c'era anche quello invece in versione quello in versione lucida, e non ha un numero, niente, l'ho preso perché anche questo costava poco e gli eyeliner insomma si usano abbastanza. Io ne sto usando adesso un altro, ve lo faccio vedere. In questo momento sto usando questo, che è il 16 ore della Essence Stay No Matter What, dovrebbe essere waterproof e non credo che abbia un numero particolare. L'unica cosa, allora, a me questo non è che non mi piace, però nemmeno mi ha entusiasmato, assolutamente non è waterproof e non è 16 ore, perché per esempio ieri ce l'avevo, sono tornata a casa la sera e era tutto sgretolatino. In più mi si è rotto il tappo, si è sfilato fra. E poi un'altra cosa che non mi piace di questo è che praticamente quando lo tirate su, non so, non credo riusciate a vedere, però viene su il pennellino stracarico di prodotto e è molto difficile così essere precisi. Allora io lo pulisco e poi vado a fare la linea, perché sennò viene abbastanza sbaffata e brutta. Quindi per ora questo non mi ha entusiasmato, però costano poco e vanno bene insomma in ogni caso. Sempre eyeliner avevo preso questo, che è nuovo, non l'ho ancora usato, è di quelli Crystal, si chiama Crystal, questo è lo 07 Blue Heaven, e questo non l'ho ancora usato, il colore è molto bello, è un azzurrino con dei riflessi cromatici rosa, viola, molto bello. E poi avevo preso della stessa linea lo stesso giorno questo Crystal Eyeliner, che si chiama, è lo 06 Rosy Rush. Questo invece lo sto usando, ve lo faccio vedere,
è fatto col pennellino così, simile all'altro, ma questo si dosa meglio. Però non il colore è bellino, è un rosa chiaro con tantissimi glitter e tantissimi riflessi cromatici. Il problema è che non si vede assolutamente su nessun ombretto e nemmeno sull'occhio, è parecchio trasparente. Ora purtroppo in questo momento è sera e non so quanto riesco a farvi vedere, però questo è perfetto, è chiarissimo, sull'occhio si perde e non lo so, il colore sarebbe stato veramente bello. Però se lo metto su un ombretto scuro rimane trasparente, su un ombretto chiaro è tono su tono, quindi non è che in realtà poi il risultato finale mi sia piaciuto più di tanto. Mascara. Allora, i mascara. Io ho preso questo nella collezione Beach Cruise, che è un top coat per mascara per fare diventare quello che state usando waterproof. È ancora chiuso, penso che lo aprirò quest'estate. È anche un numero, è lo 01 Cruiser Unit. Poi, che trovate ancora, ma credo che li stiano togliendo, sono questi, i Color Flash. Questo è il viola, ma c'è anche altri colori, per esempio color azzurrino, blu, forse arancione, non me lo ricordo, erano più di un colore. Questo si chiama L05 Contains Carmine. Poi ho preso un altro mascara, questo si chiama Lash Base Mascara e serve praticamente come base, voi lo mettete e poi ci date sopra il vostro mascara nero, dovrebbe servire come base volumizzante, non l'ho ancora provato alle solite. Infine, altro prodotto ho visto tantissimo su YouTube in questo formato qui è lui, il mascara Lash Princess, e era la confezione con l'eyeliner pen incorporato. È molto carino, io l'ho preso perché è bellino da vedere, più che altro ovviamente niente loro. Infine, ultima cosa che ci tengo molto a far vedere perché questa è veramente bellina, è un'altra delle scatoline che ho comprato. Non l'ho comprata ora, quindi non vi so dire quanto è costata. Questa costava un pochino di più perché è un pochino più grande delle altre, però fate conto che se l'altra costava 7 euro, 8 euro, questa sarà costata 8 o 9, quindi non era una differenza estrema. Ed è questa qui, è veramente carina anche questa, Essence Party Look Makeup Box, ha tutta questa disegno natalizio tipo pallina di Natale, dietro è così e adesso vi faccio vedere, praticamente ha lo specchio tondo sempre col disegno molto carino e poi è così, è veramente bellina, è questa, ha praticamente tutti questi colorini che sono un bianco, un argento, un oro, un bronzo, un nero, un nude brillantinato, però un nero un pochino, questo è brillantinato, questo invece è più opaco, e un borgogna, un viola borgogna, e si chiamano Snowball, Silver Star, Golden Girl, Go for Bronze, Dare to Wear, che è un nome che evidentemente a Essence gli piace perché c'è anche il rossetto, You Nude It, The Dark Side, All Eyes on You. Poi c'è un pennellino con due spugnette, un illuminante che si chiama Be Queen B e un blush molto brillantinato che si chiama Keep Calm and Glam Up e due piccoli lip gloss, che se mi riesce vi faccio anche vedere, due piccoli lip gloss che sono questi due, non hanno un numero quindi niente, questo è un rosa e questo è un rosso diciamo,
Questa è veramente carina come scatola, secondo me, da regalare così. Veramente carina. Io ovviamente me la sono comprata per me, non da regalare. E niente ragazze, questi sono tutti i prodotti della Essence che ho, che non ho ancora provato. Ne ho alcuni che sto usando. Dunque, altri prodotti che ho aperti e sto usando sono questa, come vi dicevo prima, questa qui di Dark Romance, che è un blush. Ho questi ciuffetti di ciglia finte che uso ho usato 2 volte e con poca pazienza. E ho la lip tint, gel lip tint, questa qui, che non mi è piaciuta particolarmente, però vabbè. E poi ho una marea di prodotti per le unghie, smalti, aggeggini da attaccarci sopra, stampini, adesivi e chi più ne ha più ne metta. Non ve li faccio vedere perché servirebbe un video a parte. Se li volete vedere fatemelo sapere che li tiro fuori e posso fare un video di 10 ore solo su quelli. E niente. Spero vi sia piaciuto, non è probabilmente utilissima questa carrellata, però vi dico, queste cose qui sono quelle che ho, che proverò e che via via magari vi faccio dei video a parte per farvi vedere come si comportano, insomma come mi trovo. E niente, vi mando un saluto. Ciao!